Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Benedici il Signore, anima mia, che troviamo il numero 78. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi e donaci la forza di attuarli prontamente. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo il Tuo volere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di Te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che Tu liberi fino all'ultimo tutti coloro che compiono la Tua volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta me, che sono sola e non ho nessuno all'infuori di Te.
Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al leone, e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all'odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d'accordo con lui. Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza. Parola di Dio. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiediate e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, le letture di oggi ci parlano della preghiera, del valore della preghiera. Una preghiera che si eleva a Dio nell'intimità del nostro cuore. E quando il nostro cuore chiede, dobbiamo metterci in atteggiamento di umiltà, di fiducia davanti al Signore. È importante questo rapporto di fiducia, di confidenza tra due persone. Allora si può parlare in libertà, si può chiedere con libertà, si può donare con libertà. Ecco come
deve essere la nostra preghiera con Cristo. Dobbiamo chiedere, e il Vangelo ci invita a chiedere con insistenza, con perseveranza, con costanza, senza stancarci. E che cosa chiedere? Abbiamo tante cose da chiedere al Signore, tante necessità. Ma l'Evangelista Luca ci suggerisce di chiedere prima di tutto lo Spirito Santo, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Allora, nelle nostre preghiere, quando preghiamo, chiediamo al Signore per le nostre necessità, ma chiediamo prima di tutto lo Spirito Santo. Concludo con una preghiera di San Francesco. Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Iddio, ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. Fiat, fiat, amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Trovare questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli nella tua bontà, o Dio, le preghiere e le offerte che ti presentiamo e converti a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori,
e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio,
il collegio episcopale dell'Eterno tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle Giorgio, che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convitto della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. In Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e libertà dei figli e preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, questi santi misteri che hai affidato alla tua Chiesa come forza e vigore nel cammino della salvezza, ci siano di aiuto per la vita presente e per quella futura, per Cristo nostro Signore. Preghiera con San Leopoldo. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, o Signore, la tua misericordia su coloro che ti supplicano. La sapienza che viene dall'alto ispiri la loro preghiera, perché possano ottenere i doni che invocano con fiducia. Per Cristo nostro Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Madonna di Częstochowa, 155.